Successo per la 12ª edizione del premio Ara di Giove di scena in Piazza San Diego a Pedara. Come sempre ad essere insigniti dell'ambito riconoscimento, personalità del mondo della cultura, del giornalismo e della canzone, a condurre la serata, il giornalista Salvo La Rosa. Premieremo una cantante famosissima che è Giusy Ferreri, ci sarà Enrico Guarneri Litterio che avrà una menzione speciale ma ha già vinto il premio qualche anno fa, Salvatore Martorana che è un imprenditore di successo a livello internazionale, Agata Reitano che ha scritto un libro sull'unità d'Italia in rima per i ragazzi, premieremo anche la Caritas di Lampedusa per premiare proprio i lampedusani che hanno avuto uno slancio di umanità straordinario, hanno salvato centinaia di immigrati, li hanno accolti a Lampedusa con grande affetto, e poi un collega, Alberto Bilà, che è un giornalista famosissimo di Canale 5. Premieremo anche l'associazione Aruca che si occupa di assistere ragazzi dei quartieri e di dare loro anche un futuro artistico e non. Quindi serata importante con un ricordo speciale del tenore Salvatore Licitra che purtroppo è venuto a mancare qualche ora fa, lo farà un altro premiato di prestigio che è Marcello Giordani, tenore di livello internazionale, canta al Metropolitan di New York e anche in giro per il mondo, quindi edizione numero 12 assolutamente importante e io sono contento di essere qui ancora una volta al timone di questo premio. Sono il presidente di Aruca, associazione socioculturale che opera sul territorio nazionale. Stasera siamo qui invitati dal comune di Pedara che ci ha dato l'opportunità come associazione di poter portare un nostro riferimento importante di lavoro sul territorio in ambito sociale che è una giovane promessa della canzone italiana che merita davvero perché per noi è un talento che va portato avanti e questo è stato il nostro scopo. Domenico Puglisi. Pian piano sto cercando di spostarmi sulla musica italiana anche perché è più diffusa ed ho più probabilità di partecipare in diversi concorsi. Un premio che mi emoziona tantissimo perché è qui nel paese dove ho insegnato, che amo tantissimo. Quindi anche quest'anno mi piace ricordare in questa occasione appunto e salutare i miei alunni. E ringraziare il sindaco e invogliare tutti a risorgere continuamente. Risorgimento vuol dire cambiamento, voglia di libertà, di coinvolgimento e non c'è occasione migliore di questa per coinvolgere quanta più gente possibile. La Sicilia la conosco più che per il lavoro, per il piacere. Io sono da parte di padre di origine siciliana e quindi la ricollego a momenti di vacanza, a momenti di divertimento e quindi questo è. E mi piacerebbe ricordarla sempre così, se poi ci lavoro alla fine mi finisce la poesia.